Potente a parola, ragazzi, qua è Axel. Oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi la finale del primo episodio, bensì la prima finale del Dalle Pale alle Scale. Praticamente, ebbene sì ragazzi, con questa squadra, vabbè, voi l'avrete già visto, però ho vinto delle partite e sono appunto arrivato nella finale di un torneo OMG. E quindi, boh, oggi in live, perché ho deciso appunto di fare una cosa un po' speciale, ogni finale la farò in live. E quindi oggi c'ho un po' di tosse. Sono qui a presentarvi la finale in live. La prima partita l'ho vinta 3-1, la seconda 3-1, la terza 3-0. L'avversario, se non erro, ha quittato. E invece adesso stiamo andando a giocare la finale. Quindi ragazzi, questa qua è la mia squadra, l'avrete già vista. Comunque ripeto: Freddy, Akite, Andre Diaz, De Celie, Mariano, Nine Gogolan, Ederson, Luis Gustavo, Giaccherini, Matri in forma, Robben. Quindi ragazzi, andiamo a cercare la partita. Madò, mi è venuto proprio adesso il mal di tosse. Notiamo, mal di tosse, non mal di gola, perché infatti io ho il mal di tosse. E lol. Cerca l'avversario in corso, vediamo contro chi andremo. Via, vediamo. Axel Falcao, English Pace. Non so se avete capito. X, vediamo. Spike. Allora, ha la maglia della stessa squadra, quindi vuol dire che se spende soldi per la maglia, li spenderà anche per la squadra. Vediamola. Pato fa male. 4. Robinho, Maggie. È uno skiller, ragazzi. È uno Sgrillex. E quindi, boh, ragazzi. Boh, allora, dirle adesso le ultime parole famose. Non mi sembra sta gran cosa, però se è uno skiller, gli skiller sono forti, gli skiller. E quindi... no, c'ho sto ma... Eccolo, già prova le sue belle skills. Ederson. Matri, vede il giacche. Il giacche è partito, il giacche è... Madonna, no, non può essere. Non può essere il telefono, non può essere. Allora ragazzi, eccoci tornati. Scusate, però, come sapete, il telefono non deve mancare mai in un mio commento. Comunque ragazzi, no, ho sbagliato, questo è bravo, però noi gli dimostreremo che noi sappiamo fare di più. E infatti ora subito Robben. No. Mamma mia che gol! E c'è il gol di Robben. Infatti è Nine Gogolan. Madonna che fail. Dettagli. E c'è il gol di Nine Gogolan. Molto forte, eh. E quindi ragazzi, 1-0. Io stavo sdrogheggiando ancora col telefono, quindi ho detto Robben, come lo sapevo. In realtà era per mettervi alla prova. Io sapevo che quello era Nine Gogolan, però ho detto mettiamoli alla prova, perché adesso è il vero Robben. Si cade a prendere il pallone. L'avete capito? L'avete capito anche? Che pollo che sono. Perché adesso Nine Gogolan avanza. Una Veronica. Vede Matri. Ederson. Madò, ci sto azzeccando tutti i nomi. Ederson. Uscio. Voglio segnare Ederson. Robben sdrogheggia. Robben non sdrogheggia più. Il mio... Ma dai, l'hai dato il vantaggio. Scarafaggio. Gliela stavo per prendere. Anche adesso. Ma che gol che mi ha fatto. Ha tirato una legna. Mi ha spaccato la fregna. Ok, basta. E 1-1. Che bolle. Mannaggia la salsiccia. Bro, guardate che legna. Boom. Comunque sono un filosofo, poeta allo stesso tempo. Gustavo. Mariano. Bella palla per Nine Gogolan. Nine Gogolan. Prova a vedere Matri. Vede Giaccherini. Porco lama. No. Mannaggia. Ripartenza sua. Madonna che intervento di Diakite. Madonna. Robben avanza. E Robben vuole avanzare. Perché se Robben avanza, sdrogheggia. Oh. La 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 lol.
E ora invece Ederson spassa tutti, la mette in mezzo per Giaccherini, colpo di testa, non ci arriva. Calcio d'angolo forse. Invece no. Ande. Madonna Matri. Madonna Matri, vede già che. Porco Digel, porco Digel. Adesso proveremo lo schema. Chi la passa? Chi la... C'è Robin, è tutto calcolato. Giacchite! E c'è il gol 2 a 1. Mamma mia, il difensore. Giacchite 2 a 1. Madonna, salseggia, che gol. Che gol, era tutto calcolato sbagliare lo schema, ragazzi. Era anche questa una prova. Io vi faccio le prove. Io vi provo. Cioè, adesso c'è Robinho. Robinho che. Madonna! Ha provato il gol alla bastarda. Ma non ti vergogni. Va bene, allora glielo faremo anche noi. Glielo faremo anche noi. Avete capito? Avete capito? Alla Marco Bartucci? Avete capito? Avete capito? Il mitra. Il mitra. Il mitra. Il mitra. Oddio, il mitra. Oddio. Ma ho fatto gol! Ma lasciami il gol! Calcio di rigore. Vado con Matri. Calcio di rigore. Ho fatto gol. Gol annullato. Matri. Il mitra Matri. E c'è il gol. E li azzittisce perché siamo andati. Siamo andati. Ho stato io a fare il 3 a 1. Ecco cosa sta dicendo. Guardiamo il cielo. Lui guarda il cielo. Matri, la piazza. 3 a 1. Uoh! Intervento Sdrogo. Ma dove vai? Fai il serio qualche volta nella vita. Si stava andando a fare un bel contropiede. Quindi, finito. 3 a 1 primo tempo. Dovrò soffiarmi il naso. Però, dettagli. Adesso, quindi, 3 a 1, Rob. Ma provo uno schema che non è andato a buon fine. Nainggolan. 3. Madonna mia, Nainggolan. Madonna mia, Giaccherino. 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 Madonna, che gol! Madonna che gol, Nainggolan, quindi 4-1, guardiamo ancora al cielo, lo ringraziamo e poi ci mettiamo a fare il DJ. E va 4-1, grandissimo gol, gol potentissimo di Nainggolan, strage, sì, sta stragiando, scatenato e scatemorto. L'arbitro scassa un po' l'arbitro scassa un po' le palle. Matri, Matri, prova a vedere Robben, non lo vede. Robben, sta tiro, la legnata. Madonna mia, 5-1 ragazzi, stragiato, sto stragiando. Grandissimo gol di Robben. E quindi, boh, finta del tiro, rientra in mezzo, legnata di sinistro. 5-1, sequitta, ho vinto il torneo. Madonna ragazzi. Madonna ragazzi. E va a vincere il torneo. Ora aprirò anche il mio bel pacchetto oro. E per, non dico la serie, però, il primo torneo dalle scale alle pale è finito. E quindi ci sentiremo. Adesso ovviamente vi apro il pacchetto. Però vi dico già che nel prossimo episodio ovviamente ci sarà un'altra estrazione. Poi lo squad builder. Nell'episodio successivo arriverò fino alle semifinali. E poi farò in finale il live, lol. Quindi ragazzi, vinto il torneo. Oh my goodness. Negozio. Andiamo sul negozio. Prendiamo il pacchetto. Pacchetto. Non guardiamo. Chiudiamo gli occhi. Adesso invece li apriamo. Mamma mia ragazze. Che giocatori. Spettacolo. Adesso quasi quasi mi vendo i contratti che costano 750.000. 700. Tiri, ma non servono. Comunque ragazzi, allora Cone, che bello. E qua scartiamo, magari ho 7500, ne apriamo un altro.
ma non ce li ho. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un potente mi piace, un bel commentino e basta. Quindi ragazzi, detto questo, vi dico potente a palla, ci sentiamo al prossimo video, bolla! Ultimissima cosa ragazzi, allora innanzitutto spero che il video vi sia piaciuto e spero che abbiate messo un bel like e un bel commento. No, comunque poi volevo un attimo chiedervi se per caso mi poteste consigliare delle canzoni da mettere come sottofondo dei gol, perché queste qua sono state le più richieste nella pagina Facebook, però poi le altre diciamo non è che mi erano piaciute così tanto, quindi se magari ne conoscete qualcuna abbastanza epica, un po' potente, mi raccomando scrivetela nei commenti. Quindi, boh ragazzi, detto questo io vi saluto, vi dico potente, a palla, ci sentiamo al prossimo video, bolla!